tutti, bentornati su questi schermi. Allora, oggi video nuovo, nel senso che video shopping ne abbiamo fatti tanti, video shopping, mini shopping no, ancora, perché appunto non volevo riempire il canale ogni cosa che compravo facendoci un video o un post o uno short, ma volevo racchiudere un po' tutto in un video, considerando che sono ad oggi, che per me è il 26 di marzo, a 14 settimane più 5 giorni di gravidanza, quindi giovedì entrerò nella quindicesima settimana di gravidanza, sono nel quarto mese, per intenderci. È presto per comprare cose, sì, ma alla luce del fatto che mia mamma poi dovrà fare un intervento abbastanza importante e dovrà stare ferma. Io continuo ad andare a lavorare. Dovremmo più avanti cercare i mobili per la camera, montare la cameretta, montarli e tutto quanto. Ho preferito avvantaggiarmi su alcune cose e lasciarne indietro altre che poi ovviamente prenderò più avanti con il tempo. Non sono queste tutte cose comprate. Alcune ce le hanno regalate, alcune le ho comprate io, alcune le ho comprate usate e alcune me le hanno passate usate, anche se i vestiti vi farò vedere solo quelli che ho comprato perché quelli che mi hanno già passato li ho già stoccati via da mia nonna perché io qui al momento non ho tanto posto dove tenerli e perché mi mancano ancora i mobili, appunto. E soprattutto me ne stanno arrivando parecchi, quindi io volevo comprarmi solo per iniziare i cambi dell'ospedale e così sto facendo. Detto questo, sistemo un attimino il tavolo perché c'è un po' di caos e poi iniziamo subito a vedere i primi acquisti. Allora, inizierei dalla Happy Box di Prenatal che si presenta così, ma io l'ho già disfatta, non del tutto, però l'ho già in parte disfatta. È questa scatola che registrandovi sul sito di Prenatal e inserendo le settimane in cui siete di gravidanza e la data del termine presunta, mi sembra. Dopo circa un mese vi chiamano per ritirarla e avete un mese da quando vi chiamano per ritirare la Happy Box, totalmente gratuita. Io dentro ci ho trovato il biberon Mam Easy Start anticolica, quello da 0 mesi, utilissimo, quindi uno che io già conoscevo perché lo uso a lavorare e mi trovo benissimo, quindi era quello che io volevo comprare e l'ho trovato qui dentro in colore credo neutro perché è una cosa che fanno per tutti i bambini, quindi non vi chiedono assolutamente il sesso. Io credo che sia proprio una roba che le preparano, cioè quando io sono andata a ritirarla non c'era scritto questa per Tolomelli Ambra, ma c'era il mucchio delle Happy Box, hanno preso la prima che gli è capitata e me l'hanno data, quindi assolutamente non è personale la cosa. Esatto, adesso vi faccio vedere anche a voi. Ci sono le istruzioni e il biberon, appunto l'Easy Start da 130 ml. Uguale, identico, io me lo sono ricomprato su Amazon in modo da averne due. Perché? Perché una sera stavo guardando su Amazon lo shopping notturno compulsivo mio solito e praticamente succede che stavo guardando i biberoni in offerta. Perché appunto quando mi capitano delle buone offerte, siccome sono cose che costano, guardavo di potermelo prendere, insomma, se li trovavo a buon prezzo li avrei presi. Insomma, quelli che volevo io, che erano così, ma in celeste, e un pelino più grandi, invece che da 130 erano da 160, costavano 2,14 euro, mi sembra. Non è vero, perché 2,14 euro li avrei presi, costava 1,11,90 euro, quello azzurrino bellissimo come lo volevo io, però questo con, che è uguale a quello di prima, ok? Identico, beige con l'orsetto. E con dentro anche il ciuccio della mamma, compreso, con lo stesso orsetto,
Solo perché aveva le istruzioni in portoghese costava 6 euro, biberon più ciuccio, preso subito, perché questo costa veramente tanto come biberon. E quindi mi ritrovo con due e per partire andiamo benissimo. Sempre dentro la Happy Box c'era questo ciuccio della Chicco, che vi posso aprire perché tanto c'è la zip nel sacchettino. Ed eventualmente ho preso i portaciucci, se proprio non si richiude più. Adesso ve lo vado ad aprire. Io non ho ancora aperto quasi niente di questa roba, cioè scopro con voi oggi. Sentite, non si apre, adesso taglio il sacchetto. Fisioforma, la forma anatomica funzionale esclusiva, lascia spazio alla naturale posizione della lingua, distribuisce uniformemente la pressione sul palato, beh, insomma. Mascherina traspirante, anche questa si vede che c'ha, tanto poi li lavo tutti, c'ha i fori per la traspirazione, e questo è. Quindi anche questo in omaggio con la Happy Box. Sempre in omaggio con la Happy Box mi hanno dato tre pannolini Huggies Extra Care, taglia, non lo so, ma questi non li apro, lo scopriremo solo vivendo. Tanto pannolini di tre me ne faccio poco, cioè li proverò volentieri, ma tre mi dureranno molto poco. Un paio di calzine con il pulcino, calzine piccole, con davanti il pulcino di prenatal, un campioncino di shampoo e sapone intimo, shampoo e bagno schiuma, non lo so, detergente intimo, detergente corpo e capelli, sono due campioncini però di marca Fiocchi di Riso. E poi vari depliant informativi su prenatal, giustamente le loro offerte. Come vedete, questo è lo scontrino della Happy Box, perché non potete uscire dal negozio senza uno scontrino, ma è uno scontrino di 0 euro. Molto bene, questo è quello che io ho trovato nella Happy Box. Poi, girando per un negozio di roba usata per bambini che si chiama Seconda Manina, è un franchising, dovrebbe, forse c'è anche da voi, non lo so, ho trovato, chiaramente i pezzi che hanno dentro sono abbastanza unici, nel senso che a meno che non ci sia la tutina di OVS che hanno in 15 bambini e in 10 la portano da Seconda Manina per rivenderla, è difficile che si trovino gli stessi pezzi, perché ognuno porta quello che ha, quindi insomma. Ho trovato il primo cambio per quando verremo a casa dall'ospedale, taglia 0 un mese, pantalone Ferrari, blu, sembra nero, è blu notte, con ovviamente i bordini rossi, tuta col cappuccio, sempre cavallino rampante, blu con i dettagli rossi, e la giacca a vento rossa. Io non so minimamente se la creatura che ho in pancia sia un maschio o una femmina. Io da quando ho fatto la seconda ecografia, e l'ho fatta prestissimo perché ero a 8 settimane, e l'ho fatta solo perché avevo il distacco e dovevo vedere se si era riattaccato, siamo venuti a casa, io ho guardato Christian e gli ho detto: Christian, questo al 100% è un maschio, però sono cose mie, cioè è sensazione mia. La conferma ce l'avremo in maggio quando faremo la morfologica. Ci hanno dato un sospetto alla prima ecografia, ma inutile dirlo, ci hanno detto: guardate, non prendetelo come conferma, perché tanto alla prima ecografia è difficile che si veda qualcosa. Ci pare così, ma non fa. Quindi, io gli sto prendendo tutte tutine e cose che gli metterei tranquillamente anche se fosse femmina. Io detesto il rosa, le cose che mi stanno passando sto prendendo tutto, anche rosa, ok.
e molte cose gliele metterò anche se è maschio da stare in casa o da sotto, tipo i body, i bavaglini, i calzetti, chi se ne frega. Chiaramente io non sono per i vestitini tipo la gonnellina, il tutù, le cose, noi non faremo neanche il battesimo, quindi manco in quello ci sarà una gioia a battezzare il bambino o la bambina e avere il vestitino figo, quindi sto prendendo tutte tutine comode e pratiche che gli metterei sia se fosse un maschio che se fosse una femmina. Mio nonno era un ferrarista sfegatato, aveva tutto della Ferrari, tutto. Io quando ho visto questo completo, fra l'altro la tutina ce l'ha regalata mia mamma, la giacchina gliel'ho comprata io, quindi ottimo. Questo sarà il cambio con cui verremo a casa dall'ospedale, perché anche con la giacchina a vento sarà più coperto. Poi, appena sono rimasta incinta, sono capitata da Primark e questo me lo sono comprato io e gli ho preso un bavaglino proprio come buon auspicio e il berrettino. Il berrettino è gigante perché è una taglia 0,6 mesi, ma il bavaglino si potrà usare da subito. Tenere lontano dal fuoco, sì, soprattutto se c'è il bambino dentro, io direi. Queste avvertenze, boh. Poi vabbè, avevo comprato, che avevate già visto da Action, queste tre cornici, orso, tigrotto e volpe da mettere in cameretta. Appena nascerà faremo delle foto, le farò sviluppare e avrò le cornici per la cameretta. E niente, la Happy Box è finita, nel senso che, ah vabbè. C'è un pacco di salviette che mi aveva lasciato una mamma quando gli tenevo la figlia e sono nuove, ma ha detto tienitele pure, non le voglio indietro, quindi ho anche un pacco di salviette nuove eventualmente. E questo è quanto. Poi sto usando la scatola come magazzino praticamente. Poi vabbè, poi dopo la chiudo. Ho fatto pulizia nei cassetti e ho trovato ancora nuovi, ancora con il cartellino attaccato, queste lavettine di Ikea. Sono gli asciugamanini per il bidet. Sono a pacchi da due, non sono tanti, però per iniziare intanto sono due in meno che ne dobbiamo comprare. Quindi bianchi, blu, e questi li tengo nel cassetto del cambio, del pannolino o nello zaino in borsa. Fa sempre comodo avere un asciugamanino in più o anche solo da buttare sulla spalla se dopo quando fa routine vomita, che succede sempre, o quant'altro. Quindi questi assolutamente li tengo in parte per lui. Lui, lei, quello che sarà. Lui, sarà sicuramente un lui. Poi, allora andiamo con ordine. Perché gli acquisti fatti in giro sono finiti. Mi è arrivato un ordine da Temu. Ah, ma Temu c'ha le cose cinesi? Sì, è vero. Però, perché io questo lo devo pagare 5 euro fuori quando su Temu ne prendo 2 a 2,50 euro neanche? E fanno la stessa cosa. Sono dei portaciuccio in plastica, trasparente, banalissimi. Tanto dovrò ancora lavare tutto. Olè. Per riporre i ciucci nel mobile, fatto. Ci si può mettere un cordino, si possono portare anche in giro, ma io per andare in giro, lo sterilizzerò adesso più avanti, tanto farlo adesso è inutile, ho preso questo in silicone con l'apertura, ripeto, poi sterilizzerò tutto, eh. Questo si attacca, ecco appunto perché mi è anche caduto. Questo si attacca nello zaino o nel passeggino, dentro ci sta il suo ciuccetto e quando lo vuole lo tirate fuori e glielo cacciate in bocca. Non so questo quanto lo userò, questo, perché mi sono fatta le catenelle portaciuccio, quindi magari faccio prima a legargli una catenella, attaccargliela nella maglietta e che ce l'abbia sempre addosso, che se lo cerca si fa prima insomma a darglielo. Però vabbè. 3 euro mi sembra questo, forse meno, quindi era comunque fattibile. E ok, quindi due portaciucci di plastica da tenere dentro al mobile per riporre i ciucci, uno da portare in giro per tutte le evenienze. Poi,
sempre su Temu, gli ho preso il termometro per il bagnetto, fatto così, a forma di orsetto, è gigante, me lo aspettavo molto più piccolo. In casa mia oggi stranamente ci sono quasi 20 gradi e nulla, si mette dentro all'acqua calda e segna la temperatura, quindi ottimo. È traforato in modo che l'acqua possa entrare anche bene a contatto proprio con il termometro e poi dopo si lascia scolare e si asciuga. Non c'è niente di elettronico, quindi non fa assolutamente nulla. E quindi ok. Anche questo ho pagato forse 3 euro, forse meno. Una cosa geniale di cui non mi ricordo il prezzo, che ho trovato sempre su Temu, è questa. Cos'è questa? Porta biberon termico. Si scalda il biberon, si mette dentro, si può arrivare a biberon molto più grandi anche. Adesso questo è l'Easy Start, chiaramente serve piccolo, però si chiude e rimane bello caldino, si può attaccare nel passeggino o nelle borse o dove volete voi e rimane bello caldo, quindi in teoria il principio è quello, poi non lo so, però l'ho preso. Ne ho preso solo uno perché volevo prima provare come mi trovo, se è pratico, se funziona, poi eventualmente vediamo. Sempre su Temu, e non per forza per bambini, ho preso due scatole. Queste sono scatole molto grandi di tessuto, sono 55 cm di larghezza e, per stoccare un po' la sua roba, perché devo iniziare a mettere via un po' della sua roba, quindi non voglio che si impolveri, non voglio che comunque, la laverò tutta più avanti, però non voglio averla in giro, non voglio che si impolveri, quindi ho preso due scatole per iniziare a mettere via anche solo tutti i suoi asciugamani, i bavaglini, le cose in più che ho preso, perché nel mio armadio tutto non ci sta al momento. Quindi due scatole. Un pacco di bavaglini, che mi sembrano anche fatti molto bene, anche questi tenere lontano dal fuoco. Sono 80% cotone, 20% poliestere. Il poliestere è la parte dietro, quella un po' spugnosetta, morbida, assorbente. E adesso li apriamo e andiamo a vedere come sono, perché mi sembrano veramente molto carini. Allora, c'è... Allora, a parte che sono tenuti tutti insieme da una graffettina, solo per tenerli spillati al cartoncino... Sono quelli fatti a bandana e c'è questo, il mio primo sorriso in blu. Poi questo, Living a Lazy Day, lazy non mi ricordo cosa vuol dire, ma sarà tipo vivi una... No, having a lazy day... Abbi una buona giornata, sarà una roba del genere. E questo in bianco con le nuvolette. Devo dire, mi piacciono tantissimo. Non mi ricordo quanto li ho pagati, mi sembrano abbastanza assorbenti. Anche dietro hanno un buon strato di spugna, quindi per bavette, rigurgitini e cose varie dovremmo essere a posto. E nulla. Vediamo come va. Bavaglini ne sto prendendo un po'... Tanti, ne sto prendendo un po' tanti perché non credo che me ne arriveranno molti, nel senso che io non darei mai, poi se mi arrivano li prendo e li uso anche, tanto tutto si lava e tutto si disinfetta, però io personalmente, io Ambra, non darei dei bavaglini usati a una mia amica che sta per partorire, e bavaglini soprattutto ne servono sempre perché si sbavano, si vomitano, si sporcano, si cosano, quindi i primi tre sono questi. E mi piacciono veramente molto. Poi, ultima cosa che ho preso su Temu. Questo. Cos'è questo? È uno scola biberon, scola ciucci, scola tettarelle, scola tutto quello che volete, che su Amazon costava la bellezza di 40 euro. E quando l'ho visto a 40 euro ho detto non ci serve. Questa cosa sicuramente non ci serve. E invece poi l'ho trovato su Temu a 3,70 euro,
detto per 3,70 euro possiamo far finta che ci serva. Che se proprio non lo usiamo abbiamo buttato 3,70 euro e non 40 euro. Adesso lo monto fuori camera e vi faccio vedere come dovrebbe venire. Ok, non ho sudato così tanto neanche quando mi sono montata i mobili da sola. Forse quello di 40 euro di Amazon era più facile da montare, sicuramente, ma viene così. Allora, praticamente io adesso non l'ho neanche montato proprio benissimo, era giusto per farvelo vedere. Ha praticamente tutti questi rametti in cui voi potete mettere il biberon, i ciucci, le tettarelle, i coperchietti dei biberon e tutto quanto. Ne hanno 4, ne vengono 4 così, e 8 con... no, non è vero, ne vengono 4 così e 12 con solo la stecchina semplice. No, 4 così e 8 con la stecchina semplice. Sono fusa e ho veramente fatto una gran fatica. Cioè, neanche quando mi montavo i mobili da sola era così fatica. È tutto a incastro, eh. Quindi con un po' di sforzo si mette e si toglie, che non volevo romperlo sin da subito. Quindi ora lo metterò così via montato, perché non ci interessa più smontarlo. E questo lo userò per scolare i biberon. Vediamo un po'. Per esempio, io che ne ho solo due dei biberon, si può tranquillamente fare questa cosa. Quindi mi sembra molto 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 carino. Perché l'ho pagato 3 euro, se lo dovevo prendere a 40 euro di sicuro stava la dovera, garantito. Questo non so se tenerlo dentro al mobile o in cucina, vedremo, credo in cucina perché così quando li lavo li... Oppure li scolo nello scolatoio e dopo li metto qui girati per non fargli prendere polvere, ma tanto con un bambino piccolo in casa dubito che i biberon stiano a prendere polvere. Comunque, vabbè, questi gli acquisti su Temu. Poi, ieri sono andata da Action a fare dei danni. Ho fatto dei danni e ho comprato tutte cose utili, non ho comprato cavolate, però questo che l'avevo visto della Chicco a 10 euro con molta molta meno roba. E dentro, intanto viene con la sua pochettina, così, scusate, io l'ho preso celeste, c'era un celeste o rosa, io l'ho preso celeste, e dentro c'è spazzolina, pettine, aspiratore nasale, che si smonta e si pulisce tranquillamente, credo che esistano anche dei ricambi, o comunque si può lavare. Spazzolino per le gengive morbido da dito, forbicina, taglia unghie e li mette. È un kit abbastanza completo, manca solo la pinzetta, quella per le caccoline, che l'ho presa a parte e pagata 1 euro. Anzi no, la devo ancora comprare, ma l'ho vista su Temu a 1 euro e la comprerò lì, tanto va benissimo la pinzetta di plastica. Dentro la sua scatolina, questo l'ho pagato circa 4,50 euro e va bene da 0 mesi. Poi ho preso le calze più piccole del mondo, cioè guardate quanto sono piccoli questi calzini, sono microscopici, cioè guardate il mio dito. E nulla, è un pacchetto da 3, sempre in grigio, grigio scuro, bianco, grigio chiaro. Non mi ricordo quanto li ho pagati, ma sono quelli proprio newborn, quindi sono per la nascita. 71 cotone, 26 poliestere per dargli elasticità e nulla. Lavare a 40 gradi, solito, non dicono niente più, niente meno, ma sono troppo, troppo, troppo carini e piccoli, quindi li ho voluti comprare. Poi, altri bavagli, stavolta di Topolino, li ho preso sia questo, vabbè, è il pacco unico, quindi pacco da 2, con i topolini. E altri bavaglini con il tigrotto, con la scritta e con tutti i vari tigrotti sul celeste. Questi c'erano anche in verde, ma ero con mia mamma, ci piacevano di più azzurri, li abbiamo presi azzurri. Poi
Sempre da Action ho preso 3 mussole di cotone 60x60, sono quelle piccoline, ce n'erano o gigantesche o piccole. Ho pensato che anche piccole possono andare bene, anche perché poi per coprirlo prenderò delle altre cose. Queste hanno la fantasia dei dinosauri, ce n'è una con i dinosauri, una maculata, una tinta unita verde salvia. Mi piacevano tantissimo, costavano 2,99€, 3 mussole mi sembra, e gliele ho prese perché tanto in ospedale le vogliono, quindi tanto vale avvantaggiarsi. Sempre da Action, 1,59€, ho preso questo arcobaleno di legno, che è sia una decorazione che un giocattolo ovviamente più avanti, perché sicuramente quando nasce no, ma glielo voglio dipingere con i colori atossici apposta per i neonati, cioè per i bambini, e glielo voglio mettere in cameretta, visto che voglio prendere sia un armadio abbastanza basso che delle mensole. Deciderò poi dove metterlo, e all'inizio sarà come decorazione, poi quando sarà più grande ci potrà anche giocare, perché è una sorta di puzzle, cioè questi pezzi si muovono, non sono incastrati uno con l'altro, si possono dipingere e si possono togliere, incastrare su di loro. In un negozio che c'è di fianco ad Action ho preso altri tovaglioli e questi sono quelli con la taschina in tela Ida da ricamare a punto croce, e ho preso questo azzurro con la scimmia, questo giallo con la zebra e questo verde col gufo, che è il mio preferito. È un verdino molto 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 chiaro, però è veramente molto carino, e gli voglio ricamare o il nome oppure qualche scritta simpatica tipo ho fame o qualcosa di carino. Comunque ci inventeremo qualche cosa e gli voglio ricamare io questi, così tanto adesso ho un po' di tempo e mi voglio prendere appunto un pochino di tempo per cercare gli schemi e ricamare qualcosa di simpatico. Poi, mi sono resa conto che mi sono dimenticata una cosa di là, adesso dopo la vado a prendere. Zaino per il cambio. Questo ce l'hanno regalato i nonni, quindi i miei genitori, e è una figata, è pieno di tasche. Io non so dove l'abbiano preso, credo Amazon, però non sono sicura. E è fighissimo. Allora, ciao, intanto l'attacco per poterlo mettere al passeggino, quindi se non lo volete portare in spalla lo attaccate al passeggino e siete comodi anzitutto. Poi qui dietro tasca segreta per mettere portafogli o cellulare o chiavi o quello che di importante non volete perdere, attacco per cavo USB con tanto di cavo dentro per attaccare il power bank, sarà più uno zaino da lavoratori che da cambio per bambini. Quest'ultima tasca, questa dietro, non ve la apro perché diventa, se io ve la apro, diventa un lettino gigante, cioè bello grande, con tanto di materassino e zanzariera con stecche rigide. Adesso me lo apro così, vi faccio vedere. Praticamente qui ci sono le stecche rigide, vedete? Diventa lungo così, anche un pochino di più. Questo si apre tutto, fa tutto il giro, si apre, diventa lungo. Qui c'è, non mi ricordo più da che parte, comunque aprendolo c'è la zanzariera per coprirlo tutto, e dentro lo zaino c'è il materassino da poter mettere dentro per farlo stare sul morbido. Diventa uno zaino fasciatoio, diventa uno zaino se andate al parco e vi stendete sul plaid e non volete far stare il bambino proprio a terra, se si addormenta e lo volete far stare un pochino più comodo, se andate da parenti, amici, non vi volete portare l'ovetto, la sdraietta, mille cose, potete metterlo tranquillamente dentro questo su un tavolo alle sue spondine, chiaramente tenendo sempre il bambino controllato, oppure su un letto ma avendo le spondine non rischia di sballottarsi, è un pochino più ridotto. Quindi prima tasca eccezionale, seconda tasca
Questa è quella per il cambio, ha dentro il materassino del fasciatoio, poi ha 1000 tasche per pannolini, eccetera. Ha anche tutte queste tasche laterali, questa di qua, per questa dall'altra parte per il cavetto USB che è qui, e qui dentro potete mettere il power bank, e qui fuori, se attaccate il telefono qui, potete metterlo qui da questa parte. No sponsor, cioè è stato pagato sto zaino, però è veramente molto bello, sono super entusiasta, me l'hanno dato ieri sera e wow. Davanti taschina, qui in alto per metterci quello che volete, quello che vi serve. Qui in basso invece c'è la tasca termica, scusate, la stavo vedendo solo io. Allora, questi sono i porta biberon e come vedete dentro c'è la plastichina termica per tenerli in caldo o in fresco, dipende in che stagione uscite, perché per esempio io all'inizio, che andremo verso inverno, ci metterò i biberon di latte caldo, ma quest'estate che il bambino sarà, la prossima estate anzi, che sarà già in svezzamento, berrà già i liquidi che non siano solo latte e tutto, vi potete portare la tisana fredda, vi potete portare l'acqua fresca per lui, chiaramente magari non da frigo, però che stia un pochino più fresca, che non diventi calda se uscite, che sembra pronta per farci il tè, ecco. E qui c'è un'altra taschina, in questa tasca super impermeabile, che è tutta gommata, sempre per metterci un po' quello che volete, insomma, qui è a vostra discrezione. Sul davanti c'è un'altra tasca per poterci mettere quello che volete, e in questa tasca laterale ci potete mettere le salviette, perché si possono sfilare direttamente da qui, quindi è geniale. E nulla, questo è lo zaino che ci hanno regalato i nonni, che ringraziamo moltissimo. E a dire la verità devo ringraziare tutti i nonni e i parenti che abbiamo più vicino, perché al di là di tutto sto sentendo tanta vicinanza, anche a livello non materiale, cioè ok, i miei mi hanno preso lo zaino, mia mamma mi ha preso la tutina della Ferrari, mia suocera ha detto che ci teneva tantissimo a regalarci il trio, che è una bella spesa, quindi ok, mia nonna ha rilanciato dicendo allora se lei vi prende il trio io vi regalo la cameretta. Non è una guerra a chi fa di più, apprezzo chi ci sta dando una mano anche economica, perché comunque senza prenderci in giro noi potevamo far fronte a queste spese, erano state calcolate nel momento in cui abbiamo voluto un figlio. E infatti non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, cioè io non sono andata da mia nonna a dire nonna ti prego dammi i soldi della cameretta perché sennò mio figlio non avrà mai una camera. Potevo comprargliela io tranquillamente, ma ci ha tenuto a prenderla lei, comunque me l'ha già detto, adesso stiamo scegliendo dove orientarci e questo sì. Però al di là di questo, a me non interessano queste cose, a me interessa chi c'è tutti i giorni e sto vedendo tanto interessamento, tanto coinvolgimento, e questo mi fa tanto piacere. Quindi al di là di al di là dei regali, al di là di chi fa di più, chi fa di meno, per me chi c'è è importante, anche degli amici, dei parenti, tutti. Quindi sto sentendo tanta tanta vicinanza e questo è importantissimo. Vestitini, ultimi vestitini, cioè quelli che gli ho comprato io in realtà, perché poi gli altri sì, appunto, quelli che mi stanno dando li do direttamente a mia nonna per metterli via. Allora, cuffietta gigante, però sono troppo belle queste con la perucca così fatta con il nodino, che va questa con il primo cambio dell'ospedale, che è bellissimo. Questo sarà un segreto, tanto Christian non guarda i miei video, quindi questo lui non lo vedrà e non lo vedrà neanche nella borsa parto. Sarà proprio il primo cambio che diamo alle infermiere, e quando gli ridanno in braccio il bambino deve avere questa tutina. Questa tutina è gigantesca, sì, è una 0-3 mesi, è leggerina, però in ospedale fa caldo e poi avrà la copertina, quindi non è un problema. E quando vi dicevo che gli sto prendendo tutto nero e grigio, è vero, gli sto facendo tantissimo nei toni del grigio. Infatti questa è la tutina, questa sarà la cuffietta,
che è un pelino più scura, ma ci sta. E questa sarà la copertina. Quindi, ok. E questa sarà la cuffietta di quando sarà più grande, perché è gigante. Poi, altro cambio, sempre per stare in ospedale. Body col koala. E pantaloni col koala. A me sembra tutta grande questa roba, però... Mia mamma dice di no, ma per me sembra tanto tanto grande. E un bodino che gli ho preso, che mi piaceva. Baby 2024. Quindi... Questi sono tutti i vestitini che gli ho comprato io in vari store, in vari negozi. E basta, ragazzi. Poi vabbè, ci sono le catenelle portaciuccio che le avevate già viste in un knitting vlog. Chi non segue knitting vlog, mi sono fatta io due catenelle portaciuccio, una in grigio, strano, che sarà perfettamente abbinata con tutto il resto, e una così. Mi manca quella rossa da fare, da mettere con la tutina della Ferrari, poi basta, perché credo che le altre si abbinino un po' tutto e quindi possiamo andare bene così. Mi sono fatta io le pantofoline nascita, che saranno grandi anche queste, vedendo quanto sono piccoli questi calzini, ma in realtà non neanche tanto, a suola più o meno. Sì, forse un po' grandina, ma niente di che. E, mi sono fatta io la copertina, questa è una copertina semplicissima, e mi sono fatta io la cuffietta, questa grigia, che vi ho fatto vedere prima, questa qui. Per chi non seguisse i vlog, magari è capitato questo video solo per lo shopping neonatale, quelli li ho fatti io ad uncinetto. Vado a prendervi l'ultima cosa e poi interrompiamo questo video che è durato già forse fin troppo. Eccomi. Allora, ce l'avevo in cameretta già questo. Ho preso il giga materassino per il fasciatoio. Questo è 75x80 o viceversa. Comunque è quasi quadrato, è bello bello grande. Anche se poi lo spazio di cambio è questo. Questi sono tutti i bordi imbottiti perché il nostro fasciatoio sarà molto grande e quindi mi serviva una cosina un pelo più grande. Questo l'ho trovato da seconda manina ed è stato... Scusate. Eccoci. È stato uno dei primissimi acquisti che ho fatto. Perché? Perché, come vi dicevo, seconda manina va con quello che gli porta la gente, quindi oggi ce l'ha, domani non ce l'ha. Questa è una misura fuori standard che su Amazon costava altri 40 euro. Io l'avevo già trovato, come dicevo io, a circa 35. Avevo aspettato a prenderlo perché tanto ho detto, vabbè, su Amazon c'è sempre, se non è quello sarà un altro. A quel punto... Fonzi, grazie, ecco. A quel punto 5 euro più, 5 euro meno, cambiava poco la questione, quindi mi ero detta lo prenderò più avanti. Sono capitata da seconda manina, l'ho trovato a 16 euro, ho detto questo viene a casa con me super iper immediatamente, prima che me lo faccio sfuggire, perché a sto prezzo vale veramente la pena di comprarlo. È messo benissimo. Lo volevo in un'altra fantasia? Sì, perché questa fantasia non c'entrerà niente con la cameretta che faremo noi, ma non mi interessa, nel senso che tanto vado da mia suocera, mi faccio cucire una bella foderina di cotone e lo userò sempre sopra con l'incerata, quindi la fantasia forse non si sarebbe neanche vista neanche con l'altro che volevo comprare, quindi la risoluzione al problema c'è ed è gratuita, quindi non è un problema assolutamente. E questo appunto l'ho preso subito, è stato il primissimo acquisto che ho fatto di oggettistica proprio perché non me lo sono lasciato sfuggire. Non è neanche brutto perché appunto è messo veramente molto bene e ha questi animaletti, c'è un koala e una giraffa credo, non è male. Detto questo, i miei acquisti sono finiti, ne ho già fatti anche fin troppi. Però come vi dicevo poi, insomma, ci saranno delle complicanze, non per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda la gestione di tutto. Spero che durino poco, ma si prospetta una cosa abbastanza lunga, quindi per non trovarmi poi quest'estate col caldo e la pancia gigante a dover fare tutti i giri che mi mancano, mi sono un pochino avvantaggiata sulle cose che sono riuscita. Detto questo, io vi saluto, vi lascio un grosso abbraccio, un bacio e vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Ciao, a presto, al prossimo video!